tutorial di make up, o meglio, non inizierò con un tutorial di make up perché vi farò vedere finalmente una delle mie tante acconciature con le treccine, visto che i capelli sono anche cresciuti in lunghezza, posso farvi meglio vedere come sistemarli. Allora, innanzitutto, i capelli non devono essere pulitissimi, perché se sono troppo puliti poi rischiate che vi scivolano fra le mani e non riuscite bene a stringere le treccine. Allora, come procediamo innanzitutto? Allora, vado a sciogliere i miei capelli. Ecco, questa è la mia lunghezza attuale, quindi un caschettino. Allora, a questo punto cosa faccio? Divido questa parte della testa in tre parti. Aiutatevi con un pettinino tipo questo qua, a denti sottili, in modo da poter fare queste linee in maniera dritta. Ecco, così. Allora, non fate caso, questo è il mio gatto che implora cibo, ma siccome è un grasso, allora, in questa parte andremo a fare una treccina all'indietro e poi facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, cercando di essere simmetrici nel prendere l'altra linea, più o meno. A questo punto prendiamo il ciuffo centrale e lo fissiamo con un becco d'oca, anche due. Allora, a questo punto procediamo con la treccina che andremo a fare praticamente con questa parte di capelli. Quindi mi delimito anche in questo caso la mia ciocca di capelli su cui andrò a fare la treccina e questi li porto all'indietro e volendo posso anche fissarli con un becco d'oca in modo che i capelli non si mescolino. Allora, come procedo per fare la treccina? Innanzitutto, se i capelli li sentite troppo puliti, potrete prendere magari della schiuma oppure del gel e sporcarli. Allora, come faccio la famosa treccina? Innanzitutto dividiamo questa parte in tre ciocche. Quindi uno, due e tre. Allora, la prima cosa da fare è iniziare la treccia come si inizia normalmente una treccia, quindi sovrapponiamo le tre ciocche tirando molto i capelli. Allora, a questo punto, il ciuffettino che ci è rimasto in basso, prima di andarlo a mettere sopra per fare una normale treccia, gli aggiungiamo un po' dei capelli del cuoio capelluto. Praticamente stiamo attaccando la nostra treccia al cuoio capelluto. E poi torniamo a intrecciare i nostri capelli. Facciamo la stessa cosa ora per il ciuffo che abbiamo in alto. Quindi prendiamo una ciocca di capelli dal cuoio capelluto e sovrapponiamo alla treccia che stiamo facendo e procediamo così fino a che non abbiamo terminato tutta la ciocca di capelli su cui deve stare la nostra treccia. Sicuramente se magari lo fate
a qualche vostra amica vi rendete conto quanto tutto sia più semplice. Adesso su se stessi non è proprio semplicissima da fare come cosa. Allora, appena terminata la ciocca, finiamo gli ultimi 2-3 giri chiudendo normalmente una treccia, quindi facendo una treccia libera e la fissiamo con delle forcine, praticamente come la fisso in questo modo, cercando di infilare la forcina all'interno della treccia per non far vedere appunto la forcina. Ecco qua. Ora posso togliere tranquillamente il beccuccio, quindi abbiamo fatto una treccina. Adesso vado a fare esattamente la stessa cosa dall'altra parte. Allora, a questo punto, dopo aver terminato anche la seconda treccina, prendiamo la lacca e andiamo praticamente a spruzzarla in questo senso, in modo da tirare indietro i ciuffettini corti, perché io in questa parte qua ho tutti i microcapelli che praticamente, a meno che non li fissi con la lacca, non mi stanno su con le forcine. Quindi vado a spruzzare la mia lacca e, aiutandomi con le dita, pettino all'indietro questi microcapelli. Ok, adesso come chiudo i capelli che ho dietro? Se avete i capelli molto lunghi, potete fare la stessa identica cosa praticamente partendo da questa parte andando verso il basso. Quindi piano piano intrecciate una treccia e poi magari ve la portate lateralmente in questa zona. Allora, io che ho i capelli molto corti potrei sì fare la treccia, però poi, quando si tratta di chiuderla qui in basso, non saprei come fare, perché comunque con i capelli che mi rimarrebbero fuori non riuscirei a fare una treccia minimamente decente. Quindi ho optato per un'altra soluzione, ovvero fare una micro banana. Allora, e come procedo per la banana? Adesso vi faccio vedere. Innanzitutto scioglietevi le forcine dai cartoncini, perché al momento che vi servono poi, magari con una mano state tenendo, non riuscite a sciogliere appunto le forcine dal supportino. Quindi mettetevi le forcine in mano, che è la cosa migliore da fare. Allora, adesso vi faccio vedere come fare la banana. Allora, innanzitutto io non mi vedo, nel senso che sto cercando di fare tutto così, come so come si fa sulle altre persone, quindi cerco di farlo su me stessa. Quindi sicuramente non verrà una cosa assolutamente perfetta, ma il bello di queste acconciature handmade è anche questo. Allora, prendo il mio pettinino e pettino di lato tutta questa parte di capelli. Allora, a questo punto supero la metà della mia testa, praticamente vado a fissare questa parte con delle forcine poste in maniera verticale. A questo punto andiamo con la lacca in questa parte di capelli e, aiutandoci con il pettinino a dentini stretti, cerchiamo di far essere questa parte il più liscia possibile.
Allora, a questo punto andiamo a fare la banana vera e propria. Allora, come procediamo? Prendiamo tutta l'altra ciocca, lo stesso, la pettiniamo verso la parte che abbiamo appuntato e iniziamo ad attorcigliare i capelli in questo modo. Allora, è molto più facile a dirsi che a farsi in realtà, e poi appuntiamo questo torciglione che abbiamo fatto con le forcine, cercando di farle rimanere all'interno in modo da non far vedere il lavoro fatto. Ovviamente con la banana dobbiamo andare a coprire quella fila di forcine che abbiamo messo prima per fissare l'altro lato di capelli. A questo punto, aiutandoci con un altro specchiettino, adesso io sto utilizzando questo qua di questa palettina, praticamente ci giriamo in modo da vedere il nostro lavoro all'indietro e sistemiamo con il pettine eventuali ciuffettini che magari non sono proprio drittissimi. Ecco, e poi vado a frustare con la lacca e anche in questo caso vado a sistemare con le mani la mia banana. Che devo dire, per essere stata fatta senza minimamente uno specchio e senza vedermi troppo troppo è venuta fuori. Allora, vado a sistemare il mio ciuffo superiore. Allora, innanzitutto vado a togliere i miei beccucci d'oca. A questo punto vado a cotonare il ciuffo. Allora, come procedo? Io non vado a fare una vera e propria cotonatura, diciamo, come si deve, perché innanzitutto la cotonatura deve essere fatta a capello molto molto pulito, perché così regge meglio. Allora, cosa vado a fare io? Mi prendo una ciocchettina davanti, eccola. Con il pettinino praticamente non faccio altro che prendere la mia ciocca e portare verso il basso i capelli. Questa è una specie di cotonatura. E poi per farli rimanere gonfi prendo la mia lacca e la spruzzo qui dietro. E il mio ciuffo rimane alto, vedete? Praticamente vado a fare lo stesso lavoro per altre 3 o 4 ciocche immediatamente successive a questa qui che abbiamo appena, diciamo, cotonato. Mi raccomando che le ciocche siano sottili, con pochi capelli, altrimenti non riuscite a farle tenere in su. E ok, a me 3 ciocche mi bastano. A questo punto cosa faccio? Pettino indietro le mie ciocche. Ecco qua, mi prendo tutto il ciuffo, vedete che rimane più alto. Allora, vado a sistemare anche qui davanti in modo da farli essere proprio lisci, senza grumi. Allora, praticamente cosa faccio? Mi pettino questo lato in modo da farlo essere bello liscio e se volete potete andare a mettere anche un pochettino di lacca per evitare che ci siano quei ciuffettini di capelli sottili sottili che riscendano in questo lato. Quindi
A questo punto cosa faccio? Prendo il mio ciuffo e lo arrotolo a formare una specie di cerchio in questo modo e poi lo appoggio praticamente in fondo. Aspettate, che mi era venuto male che... Allora, quando fate questo tipo di operazione, controllate tutti quanti i capelli, anche quelli in questo lato, perché altrimenti vi succede che, ecco, io avevo appoggiato magari da questo lato, mi sembrava carino, invece di qua avevo questa palla che mi usciva fuori. Ecco, formiamo questa specie di fiorellino dall'altra parte e lo stesso lo andiamo a fissare con le forcine. A questo punto vado a sistemare il mio ciuffo utilizzando lacca e pettine. Allora, praticamente cosa faccio? Vado a mettere la lacca in questa zona e poi con il pettine vado a pettinare questa parte in modo da far essere i capelli proprio perfetti senza grinzette. Allora, ecco che in non troppo tempo abbiamo fatto un'acconciatura carina che può essere tranquillamente da matrimonio, poi o comunque da cerimonia, che poi potete aggiungere magari un fiore in questa zona dov'è la chiusura della banana. Potete aggiungere un nastrino, potete mettere quello che volete, però magari stiamo facendo da sole qualcosa che innanzitutto ci diverte e poi comunque riesce bene, perché non è così difficile come sembra. Vi assicuro che se la provate su voi stesse riuscite tranquillamente a farla. E adesso quindi vi faccio vedere per bene questa acconciatura e adesso